torniamo ancora una volta con i consueti approfondimenti di Medicina Regione Lazio per tutti voi amici ascoltatori che ci seguite con tantissimo affetto ovunque, anche sui social. E allora, Giulia Capobianco insieme a voi, con i nostri ospiti, con i nostri professionisti che diventano nostri amici e soprattutto compagni di informazione. È proprio quello che faremo oggi, tanta informazione sulla professione del nostro professionista, appunto del nostro ospite e non solo. Ve lo presento, il dottor Riccardo Fatone. Salve e benvenuto ai nostri microfoni. Grazie per l'ospitalità. Ma grazie a lei, insomma, di aver accettato il nostro invito. Come sa, noi ci nutriamo delle vostre voci in qualche modo, delle vostre storie, ma soprattutto della vostra capacità di fare informazione, no? Che è importante, soprattutto nell'ambito della medicina, perché adesso si ricorre solo ed esclusivamente a internet, e se fosse per internet saremmo tutti morti, invece non solo, ne abbiamo bisogno. Siamo anche in un momento di grande confusione. Esattamente. Comunicativo. Esattamente, quindi quello che faremo oggi noi è proprio fare chiarezza su questi aspetti. Ma intanto andiamo ad inquadrare appunto la professione del nostro protagonista di oggi. Pediatra, neonatologo con metodi omeopatici, fitoterapici, agopuntura, medicina ayurvedica e medicina funzionale. Prima di andare un po' più nel dettaglio, le chiedo proprio di illustrare quello che è stato il suo percorso, che continua, è un continuo aggiornamento, un continuo crescere. Sì, il percorso non finisce mai. Comunque, nasco come pediatra e ho lavorato diversi anni in neonatologia, lavoro che peraltro ho ripreso negli ultimi 5 anni. Che credo sia il lavoro più bello del mondo. Sì, gioie e dolori come tutte le cose. È normale. Sì, diciamo che il fantastico evento di una nascita è sempre una cosa meravigliosa. Diciamo che mentre studiavo avevo la sensazione netta che qualcosa mancasse. A livello soprattutto interpretativo, non ho mai amato guardare il paziente e limitarmi al sintomo, perché secondo me è troppo parcellare come visione. E quindi il primo amore è scattato con l'agopuntura, alla quale devo molto. Quindi adesso ovviamente credo di aver capito, mettiamola così, però mi corregga se sbaglio. Una visione un po' più dall'alto, perché questi sono metodi comunque integrativi che permettono, diciamo, di vedere il tutto a 360 gradi, dico bene? Sì, allora facciamo un esempio proprio semplicissimo. Io ero una perla nel percorso universitario, mi vanto del mio 29,90 di media in laurea. Forse avevamo la stessa media, soltanto che io in tutt'altro, ovviamente, non in medicina. Però mentre guardavo delle cartelle cliniche di bambini che afferivano al nostro ambulatorio, vedevo che lo stesso soggetto magari era seguito da 6-7 anni per la stessa patologia, mettiamo l'asma. E mi sono domandato subito, e per fortuna che l'ho fatto subito, ma lo sto curando io? Cioè, se tu vieni da me per 7 anni per lo stesso identico problema e non ci sono miglioramenti, qual è il problema ancora? Perché ecco, persiste? Allora, che cos'è che manca? Manca una visione d'insieme. E tu immagina che nei confronti dell'asma l'agopuntura, che è una disciplina di migliaia di anni, ti dice che non puoi recuperare il respiro del drago, quindi non respirerai mai bene, se nel tuo intestino tu alberghi dei serpenti. Ah, però, e questo diciamo che è un esempio molto chiaro, direi. Quindi diciamo che ci siamo arrivati molto tempo dopo, ma disbiosi intestinale e asma, due facce della stessa medaglia. E quindi, cioè, quello che noi vogliamo anche far capire ai nostri amici, che molto spesso c'è molta confusione, questo l'abbiamo detto anche prima, però la medicina integrativa è necessaria proprio per questa visione totale a 360 gradi, una sorta di visione dall'alto, e può aiutare. E ovviamente io so che lei questi metodi li va anche ad insegnare, tranne la tecnica ayurvedica, se non sbaglio, giusto? Sì, la ayurveda faccio dei flash. Sì, io insegno un sistema integrato tra omeopatia, fitoterapia, medicina tradizionale cinese, neuroscienze e medicina funzionale. Beh, complimenti intanto, perché non si finisce mai di imparare. Poi. Non si finisce. Torniamo all'esempio che abbiamo fatto virtuale prima. Quindi se tu hai un soggetto con l'asma, io non posso disinteressarmi di quello che mangia e del suo ambiente intestinale. È chiaro, perché è tutto connesso. Ma c'è un altro anello. Il respiratorio è quarto chakra. Quarto chakra è una delle radici archetipiche di comunicazione con la madre. E quindi si apre tutto un altro direi un altro territorio di osservazione. Molto, come dire, adesso è chiaro veramente, stiamo cercando di far capire ancora più su. Se io sono in costellazione fra i nuclei sottocorticali, vuol dire che ho un doppio conflitto,
potrei andare in quella che si chiama costellazione planante e quindi faccio asma e laringospasma. Quindi ho tanti livelli di approccio. Certo. Posso entrare su più posizioni. Ma questa è una cosa veramente, io veramente faccio i complimenti e soprattutto è grazie per essere venuto qui a parlarci di questa cosa, perché ripeto, oltre a molta confusione c'è anche un po' un giudizio, pensano che sia magia, ma in realtà non è così, sfatiamolo questo mito, non è magia, è studio costante di una di tecniche integrative che possono aiutare a capire anche prima, volendo. Assolutamente, ma fai un passo semplicissimo. Nella medicina ufficiale ti viene insegnato come contrastare un sintomo: febbre, antipiretico. In quello che io insegno, ma nella medicina funzionale, nella medicina delle origini, chiamala come vuoi, ogni sintomo è una comunicazione. Quindi se tu hai un sintomo, un segno clinico, tu mi stai comunicando un disagio. Quasi sempre sottende l'osservazione di un conflitto emozionale. Certo, perché poi mente, corpo e animo sono strettamente connessi. Quindi se io so queste cose, e come abbiamo appena accennato, abbiamo visto che l'intestino, l'apparato respiratorio, due facce della stessa identica medaglia, lo specchio della salute di questi due ambiti è la pelle. Certo. E quindi c'è un altro tassello ancora, le dermatiti. Perché ce l'hai su una mano e non nel volto? Perché? Non possiamo non chiedercelo. Perché hai le verrughe solo intorno alle unghie della mano e da nessun'altra parte? Perché ce l'hai solo in questa zona del viso? Questa zona del viso corrisponde allo stomaco. La mano è quella che io proietto nell'ambiente per conoscere. Vedete, per socializzare, ragazzi, quanti per comunicare. Aspetti. Purtroppo noi tendiamo a trascurare questi aspetti e vediamo invece con una medicina totale, da questo punto di vista, con un approccio totale, riusciamo anche a a comprendere, no, una patologia, l'esistenza di una patologia in maniera immediata, quindi in maniera completa. E questo, insomma, quello che io volevo, soprattutto poi quando si tratta anche dei bambini, che insomma. Poi sui bambini il discorso si complica anche un pochettino, Qual è la differenza? Molte patologie, soprattutto se importanti, qua potremmo parlare mesi, il bambino le esprime per risolvere problematiche dei genitori. Questa è una bella, insomma, è un bel peso, immagino. Per quindi comunicare, allora, non tutti i genitori amano sentirsi dire questo. No. Preferiscono pensare che la patologia del figliolo è una scivolata, una sfiga, chiamala come vuoi, ma non è così. Di casuale nella malattia non c'è assolutamente nulla. Vabbè ragazzi, è così, ha ragione. Allora facciamo così, adesso io vorrei regalare ai nostri amici anche i suoi contatti, così qualora avessero bisogno, insomma, di capire meglio di questo mondo e soprattutto avessero bisogno di lei come professionista e come anche un po' tuttologo per quanto riguarda queste particolari discipline della medicina integrativa, potete contattarlo a riccardo.fatone@gmail.com se tramite mail, altrimenti al 329 81 69 233, altrimenti anche recandovi in via Antonio Gramsci 29A a Monte Rotondo, Roma, giusto? Un'ultima informazione, certo, vorrei darti, prego. Io insegno in tutta Italia e anche fuori queste cose, lavoro per 2-3 scuole, ma c'è una scuola che è mia, che si chiama l'Accademia del Sicomoro. Molto bene, allora questo veramente è così dulcis in fundo. Quindi per gli addetti ai lavori, se qualcuno ha intenzione, certo, che si occupa di psicoterapia, addetto alle cure, in qualunque modalità, potrebbe essere. Grazie una mille buona davvero. Occasione. È stato veramente un piacere averla qui ai nostri microfoni, soprattutto per quello che riguarda appunto l'informazione, la corretta informazione, la sana.